Siamo in diretta qui da Expo Casa, allo stand di Meg Mobili, e siamo con Walter Sbicca, che conoscete tutti. Ciao Walter. Ciao. Allora, intanto, e qui intanto abbiamo anche le studentesse, abbiamo la clac che dovrebbe applaudire ogni tanto. Ma ecco, sentite gli applausi, adesso si creerà una capannina di gente. Siamo in diretta su... Lui sa chi è? Lui sa chi è? È l'ex direttore, ecco. Vieni. Salutiamo la gente. Allora, siamo in diretta, quindi attenzione, teniamo la concentrazione. Siamo Expo Casa qui a Bastia. Intanto, quali sono le novità di questa Expo Casa? Cosa ti è piaciuto e cosa no? Ovviamente non citare subito i tuoi prodotti, perché sennò sarebbe troppo facile. No, i miei prodotti. sicuramente sono la cosa più bella di tutta la fiera, senza dubbio. Questo mi sembra. Non credo che, no? Ci alimentiamo di ego. Ma questo non è che non lo dico io, l'hanno detto gli altri, ovviamente. Esatto, poi quadriamo anche il pubblico che ci sta guardando. Sì. Allora, come sta andando questo Expo Casa? Ma noi siamo arrivati ora, e mezz'ora con Michela e Margherita. Siamo arrivati, abbiamo fatto un giretto per arrivare. Ti ricordi i nomi? Stavi per fare una gaffe. È dall'inizio che mi sta esercitando Michela e Margherita. Che poi Michela me la ricordo perché vedo Mick la chat di tutta la classe, quindi vedo Mick e mi torna in mente. Margherita perché c'è la pizza, Margherita. Ecco, questo è facile. E lui mi diceva, a parte i prodotti disegnati a me per Emporium, che poi tra parentesi sono novità che presenteremo adesso ad aprile a Milano, a Euroluce. E niente, c'è l'apoteosi del finto. Benissimo, partiamo subito con le critiche. C'è l'apoteosi del finto, c'è uno stand solo che c'ha legno vero. Il regno è tutto legno finto, marmo finto, tutto finto. È l'epoca del fake. Sì. Sono le fake news. Sì, questa è una cosa che mi fa male al cuore. Veramente, mi ricordo che qui negli anni 90, quando questa fiera iniziò, che io ho disegnato qualche stand per qualche mobiliere, eccetera, e mi ricordo in particolare uno stand fatto per allora a Redo Pieri, che l'avevamo fatto con dei binari, con degli angolari in ferro, in mezzo ci avevamo messo questi tavelloni lasciati crudi, nudi, in questo modo. Ed era divertente, perché comunque sia i materiali parlavano così. Qui invece i materiali non parlano perché sono finti. C'è una standardizzazione ormai del prodotto. Sì, perché va questa cosa, il perfetto anche se non è vero. E questo è terribile. E la gente invece tra poco si renderà conto che la cosa più bella delle persone, delle cose, sono i difetti. Sono d'accordo, io ne ho tantissimi, quindi non potrei io dire... Di più, per cui... potrei dire altrimenti. Sono quelle, è la cosa più bella. Le persone li nasconde, si fa le cose, le punture, le cose. Li nasconde, poi invece sono le cose più belle che ci sono. E tutti quelli che oggi fanno qualche cosa per nascondere questi difetti, addirittura toglierli perennemente, rimpiangeranno di averlo fatto. Ma ci sarà qualcosa che ti è piaciuto all'interno di questa Expo Casa? No, beh, allora ci sono degli Margherita stand. Margherita Margherita e Margherita, lei è Michela. Margherita e Michela sono bravissime studenti, esatto, verranno fuori ottimi prodotti, vero? Destinatare per il 30. Ok, ma ce la possono fare? No, non credo. Dovranno sudarselo, però sicuramente c'è la cosa che fa sempre piacere, è vedere l'entusiasmo, perché poi i mobili non è questa la fiera dove vengono esposti le avanguardie, eccetera, però la cosa bella che c'è è ancora l'entusiasmo, che nonostante le crisi, nonostante le problematiche che ci sono veramente tante, questi mobilieri, questi piccoli imprenditori investono per fare qualche cosa di carino, per fare qualche cosa di per mostrarsi bene in qualche modo al pubblico, e questo fa molto bene a tutto quanto, anche
al visitatore stesso, il fatto che una persona ci tenga a fare uno stand fatto bene per mostrarsi in un certo modo è una cosa che fa piacere. C'è qualche trend nuovo che sta emergendo rispetto agli anni scorsi? Sì, assolutamente. Non lo vediamo qui, ma quest'anno siamo in un punto di svolta importantissimo. È finito il filone dello charm chic, del rovinato, del trasandato, del grunge, del rovinato, eccetera, e entreremo in un altro presto quest'anno alla fiera, lo vedremo, in un filone con colori, eccetera, entreremo nella fase dei colori, entreremo nella fase dei materiali artificiali, quali plastiche e via discorrendo, non facendo finta di essere niente, nient'altro che plastica, eccetera, quindi colori forti, anni 60, anni 70, disegni arrotondati, e sicuramente quest'anno sarà l'epoca del cambiamento. Insomma, è l'epoca del vintage, non solo per... No, non è vintage, non è vintage. Attenzione, non volevo sbagliare con la terminologia, perché non è vintage. Ho perso il 30. Il vintage è per poveretti. Attenzione, qui ti si scaglieranno contro. Sì, tutte, assolutamente. Tutte le donne, qualcuno, venga, tutti guardano venga, malissimo. Ben venga, sì, ci sono, fanno le collezioni, fanno le intenditrici. Quindi non è un ritorno al vintage, ma è un ritorno... No, lo fanno, ma si sa, questa cosa, un po' così la fanno, no? Questa cosa vintage che non è, mi piace tanto, e fanno un po'... Ma se non è vintage cos'è? C'è un ritorno al modello classico di 40 anni fa? No, il design si muove in qualche modo, per cui prende ispirazione da determinate forme, per cui diciamo che... Ma poi i motivi possono essere tanti, è a lungo da spiegare, i motivi per cui un trend viene. È diverso da quello della moda, eh? La moda è obbligatoria, hanno un obbligo di inventare una volta l'anno, una volta ogni sei mesi un trend. Nel design diciamo che i tempi sono un pochino più lunghi, anche perché uno non è, si compra un tavolino ogni anno come un pantalone. Beh, per cui sono un pochino più lunghi, però diciamo che... Quest'anno ci sarà una brusca deviazione nell'estetica delle cose. Ci vorrà, sarà delicata, partirà sempre dai piani alti, da Londra e via discorrendo, per poi passare per Milano e arriverà anche in altri posti. Ci vorrà un pochino, ma è finito quel periodo. È stato interessante. Meglio del minimalismo che precedeva quello del... questo charm chic, eccetera. Ok, io non ti vedo contento, però devo dire questo. Vedo che c'è una certa felicità. Però noi siamo allo stand di Mag Mobili. Mi sto vedendo, allora c'ho un naso enorme. Mag Mobili, chiedo scusa l'accento, l'ho fatto americano, non so per quale motivo. Siamo allo stand di Mag Mobili, sono stato richiamato, non prenderò più 30 anche per questo motivo, a fine anno. Anch'io sono uno studente. Ma c'è per un motivo, o sbaglio? Cioè, perché casualmente siamo qui? Walter? Perché Mag Mobili, questa, ridi, questa è una marchetta. No, io non volevo farla vedere. Perché Mag Mobili ha le lampade, ecco. Attenzione, ha le lampade. Abbiamo una valletta, no, volevo entrare in camera, non entra. Ha le lampade di Emporium, dove sono direttore artistico e ho anche disegnato qualche oggetto, qualche lampada e qualche complemento. E qui vedo che ce ne sono diversi, tra cui la mia lampada preferita che sta proprio qua sopra. So, se si inquadra, se uno fa così. Facciamo, bastava fare questo. Ah, eccole. Sì, anche qui, senza distruggere il Mac da 3.000 euro. Il diavoletto. Facciamo 2.000 rotti, dai. 2.000, no, guarda, sono 3.400. Il diavoletto sta qui, vediamo un po'. Eccolo, mi piace questa tecnologia innovativa. Ecco, queste sono le... Ecco, adesso torniamo a queste due... Io queste due oggetti li adoro. Sono le prime di oggetti che ho disegnato per Emporium. Ce l'hanno venduto pochissimo, non ha avuto uno smercio brutto, un boom commerciale, ma è meglio, perché è veramente una lampada che ce l'hanno scelta personaggi veramente... Ma se, guarda, se difendiamo la privacy. No, sì, però se vado a vedere chi l'ha presa, chi l'ha comprata,
sono tutte persone particolari, speciali. Stavi parlando di me. Ce l'hai anche tu, vero? Certo, certo. Del mio monolocale, bellissimo. Del tuo loft. Del mio loft. Loft fa più figo, è monolocale, però ho detto in modo più figo. Ah, sì, dipende, se l'avessimo arredato noi o architettura diventava... Intanto sorridi a favore di camera, stanno facendo delle foto in verticale. Io mi sento di dire che è sbagliato, però... Cioè, lo vogliamo dire che ci sono diciamo circa 300 persone che ci stanno... Sì, la gente si ferma, cerca di capire. Adesso faremo un po' gli stalker con queste due ragazze, andremo in giro, loro sono già pronte per carichissime. Senti, allora, cosa suggerisci a chi viene alla fiera di vedere cosa? Che area? Ma l'entusiasmo, come ti dicevo. Beh, il padiglione 7 è sicuramente il padiglione, quello dove ci sono i negozi, dove c'è arredamento, eccetera. Il resto è... Il resto c'è altre, c'è edilizia, eccetera, per cui questo magari, ma anche la parte dell'edilizia dovrebbe essere interessante, perché poi, soprattutto per un progettista, poi c'è la materia prima, per cui certo, è interessante. Poi oggi c'è un convegno anche dell'Ordine degli Architetti, brava gente. E ci fermiamo qui. Brava gente, gente capace, sì, sì, senza dubbio. Okay. No, no, sì, sì, no, sì, gente... Sì, no. Stavo cercando di fermare... Siamo brava gente. Siamo bravi. Ho notato un leggero spirito critico. Sarcasmo. Un piccolo sarcasmo in tutto questo. Bene, direi che come basta. Lancio... Dicemi basta però. Ci fermiamo un attimo prima di commettere... Di essere denunciati. E così, questa è una radio un pochino... Trasversale. Critica, dai. Trasversale. Va bene. Ma la scuola ce la vogliamo ricordare? La scuola... Vabbè, la scuola è quella che trasmette. È quella che trasmette. Ci sono però vogliamo già. Dire che diciamo, cosa diciamo vuoi? È che ho due corsi lì a scuola, eh? Esatto, questo, sì. Infatti andatevi a rivedere l'intervista che abbiamo fatto a agosto dell'anno scorso, è quella che ha preso più like, eh? È vero, qui Walter ama i like, questo, sì, quanti, sì. Quanti like hai fatto? Non lo so, però tanti, è quella che ha preso di più. È vero, è vero. Andatela a rivedere, magari la linkiamo qui sotto per tutti quelli che la vogliono vedere. Ridacchia, non abbiamo commenti in diretta, ma probabilmente poi arriveranno, già me lo sento, va bene. Allora magari ci rivediamo dall'altra parte e per parlare ancora di Expo Casa. Un saluto a tutto lo staff, i titolari di Mag Mobili. Gualdo Tadino. Hanno fatto un cenno e di... sono oltre a Foligno, che c'è un negozio specifico, hai chiuso? No. Ecco. C'è un negozio specifico di Emporio, loro sono gli unici ad averlo. Vedi, gente seria. Va bene, grazie mille Walter, è stato veramente un lancio incredibile per Expo Casa. Saluto.